Non è che possiamo glissare così sulla così potenza su... di questo brano. No, vogliamo che far sì che la gente se ne vada, non lo so adesso. Allora, però, allora siamo partiti parlando di fiction. Poi siamo passati ai fumetti, adesso scorregge, veramente possiamo per finalmente cui... torniamo alla Madonna, Jeff Boyce sono caduto in basso, siamo frivoli, no, assolutamente no. Possiamo parlare d'amore tranquillamente anche senza toccare il sesso, perché non c'è sesso senza amore. Ferma, basta pagare. Ok, c'è quell'eccezione lì, però in questo caso la storia di cui andremo a parlare parla di vero amore. Un ragazzo e una ragazza apparentemente diversissimi, eppure trovano un punto di incontro, il punto G. I grandi poeti a memoria sa, sogna un amore unico e vero, non cerca nulla di banale o leggero. Lì già fa la parrucchiera, legge chi è cronaca vera, sogna una casa ed un ragazzo, non conta l'amore se ha un grosso. Carlo incontra Alice così, nel profondo dei tuoi occhi dentro tolgo il mio respiro. Che palle, smetti di sparare stronzate e portami a fare il giro. Viva l'amore, mistero divino, i gesti d'affetto come il boccaccio. Sognava sempre la sua amata, tutti sogniamo una bella scoperta, un amore che non annoia, anche se lei è una gran tristezza. Sorriso dell'Ice.
Sara Tommasi. Vabbè, molto contemplativi. Comunque sia, vogliamo far sentire un estratto da questo bellissimo album che vanta ben 12 tracce, con titoli anche abbastanza impegnati, tipo Vegana, Figona, Viva le pompe, Durissimo. E vabbè. Neanche gli squalo riuscivano. No, però, cioè, ovviamente. Viva le pompe è geniale. Si parla di benzina, comunque va bene sia. Vi invitiamo ad ascoltare questo brano che tratto da una storia vera, ma non mia. No, per carità, no, non facciamo come Jasmine Imagination, che anche quella non è mia e tutti la attribuiscono a me. No, è successo a un amico di un mio amico che me l'ha raccontato, sì, no. Il fornaio del fratello di suo cugino. Vai, allora, suoni l'ukulele. Esatto, introduci il brano. Se suoni l'ukulele, Carlo, devi attaccare il cavo, però, sennò non funziona. Il culo senza cavo. E quindi, se lo vuoi, lo fai. Ti do il codice, va bene? È Bluetooth. 6969. W, che viva sarebbe, capito? Va bene, il 2 aprile. L'ukulele, il wifi, bellissimo. Farmacista, trombata in vista, ho qui per te una bella lista. Lubrificanti, conservativi, non ho idea di cosa arrivi. Due gemelle, tutte sole. Charlie's per favore, ma fai presto, sii gentile, saranno qui il 2 aprile. Lubricate in una chat room, mi hanno chiesto sempre. D'aprile.
perde naturalmente. Non sei mai, essendo appunto in penombra, pene ombra, capisci? Attenzione, perché potresti trovarti delle brutte sorprese. Adesso io non so se tu sei di larghe vedute, però pensa per te. Insomma, immagina, non so, Belen, tipo, beh, la più figa di tutte, la spogli e ta-da, sorpresa. Io ci vado subito. Io faccio proprio. Se a Belen ci vado subito. Effettivamente, uno strap-on alla regola si può fare. È il nuovo disco. Ci sono uomini che vanno con i trans, magari non sono gay, magari amano trans, ma che contraddizione e che imbarazzo, sotto sotto cercano un grande amore. Ora se anche tu reagisci come me, solo a pensarci urli che schifo ble. Cosa faresti se una come Belen, proprio sul più bello scopresti che al Belin. Dicendo che sono dell'altra sponda, fumare una canna ti sarà capitato, ma questo non fa di te un drogato, anche se uccidi un moscerino, non vuol certo dire che sei un assassino. Allora cosa vuoi da me? Una come Belen, non la cercheresti pur sapendo che è il Belin. Anche l'uomo ha i suoi difetti, quasi la sentiamo alla perfezione. È chiaro che è facile sparare sulla Croce Rossa, dai, sì, mettiamolo, però anche noi abbiamo dei difetti e vogliamo prendere in giro quell'uomo che la domenica pomeriggio, tipo oggi, non è stato a casa a guardare le partite sul divano con una palla che esce fuori dalla mutanda, telecomando, così, che si sta per addormentare. Sport, figa. Tutto il giorno così, questo è il vero uomo e non bisogna sfotterlo perché è un vero uomo. Quello che andiamo a prendere in giro la domenica pomeriggio, prende la sua macchinina, che cos'ha? Una Prince? In quel momento lì sì. Una Simca 1000, cos'ha? E va all'S lunga. E la S è l'unica cosa lunga che gli è rimasta. È un periodaccio, non vede la patata da un sacco di tempo, allora vede patate in offerta da lunga, lui va, si infila subito nella corsia delle verdure. Vai, è da un sacco di tempo che non la vede, quasi non si ricorda com'è fatta, quindi guarda le altre verdure, un po' incuriosito, con quelle forme un po' strane, verdure tipo zucchine, cetrioli, poco più là un finocchio di facciano, ma non è ancora pronto. Cerca la patata, è fissato questa patata,
e cerca la patata MILF. No, la patata MILF non c'è, allora prende la patata novella. Vabbè, dai, a me ne, sarai un esperto, magari non so fare le pugnette, lo stesso. Patate novelle, patate novelle. Mentre fa questo gesto, dall'altra parte, sullo scaffale rosso, vede un pelato della Cirio e si mette a piangere. Vai Max! E adesso che sono volati via e ti hanno lasciato solo con un po' per ironia, ti è rimasto solo un pelo. Si vede comunque, dai, togli l'etichetta la prossima volta. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Perdere i capelli da mattina a sera, quando sulla fronte c'è uno spazio che non c'era, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Facevi troppi shampoo, non ascoltavi passito passito, e adesso che rimane dei capelli perduti, piazza Italo Calvino con un monumento ai caduti. Quando la tua testa oramai è solo una sfera, strike, provi a ragionare, fai l'indifferente. Un po' troppo indifferente. Resta calmo, ce la puoi fare? Sei un professionista, non devi non mollare. Scusa. Carico, Cos'è quella? Aspetta, cos'è quella cosa che fai con la mano? Questo?
la Dalla De Filippi lo fanno tutti. Fanno tutti così. È un microfono, non è una tromba. Non serve a niente questa cosa. Credo di no. Fatta. Allora fatta. Ma se ti aiuta, fallo, eh. Dice. Ma va a fare. Ecco, siamo stati.